Grazie. Silvia, Silvia. Grazie, Silvia. What's the next thing you want to do? Grazie. Do l'avvio al tutto con un pensiero di Democrito. Il cosmo è un palcoscenico e la vita è un passaggio sulla scena di questo palco. Entri, guardi ed esci. Con tutto il rispetto che nutro per Democrito, che considero il mio principale maestro, io metto in discussione questa sequenza. Entri, guardi, ma bisogna vedere come guardi quando hai l'occasione di entrare nel palcoscenico della vita. Come? Proviamo a ben guardare. Potremmo trovare il modo di una trasformazione ora qui, in questa esistenza, e doverne uscire. Eh sì. L'evento ha una volontà che lo fa agire in tempo e uno spazio in cui deve avvenire indipendentemente di necessità a livello cosmico, determinano l'evento stesso. Ipazia era del IV secolo d.C., era di Alessandria d'Egitto, era un'egiziana, era un'astronoma, una scienziata, una matematica, un'artista. Lei guardava le cose grandi, guardava il cosmo, guardava le cose, quello che non riescono a vedere tutti. E anche io nel mio piccolo vedo le cose che gli altri magari non ci fanno caso, oppure passano osservato, come per esempio volare di una mosca. Come la mettiamo questa mosca? Oppure questi sono dei segni che io mi sono messa a osservare la natura e ho visto delle forme interessanti e l'ho fermato, l'ho bloccato anch'io, ho cercato anche di capire se il volo fosse di un moscone o di una mosca. Non ho trovato differenze, purtroppo l'osservazione deve essere più approfondita, devo studiare. Poi questo cosa ti fa pensare questo? L'acqua, onde, cioè, anche questo era un volo di un altro esempio, chissà se era maschio o femmina, non lo so. Invece questo, che stavo lì a vedere questo foglietto di carta, che c'era questo vortice di aria che stava lì, io cercavo di prenderlo e questo volava. Questo è un foglietto di carta, non so cosa c'era scritto, non sono riuscita a prenderlo perché alla fine stavo vicino al mare, sopra delle rocce, e io volevo prendere questo foglietto per vedere cosa ci fosse scritto, non ci sono riuscita. Alla fine questo foglietto è andato in acqua e io sono riuscita comunque per un attimo a fermare il suo giro. Thank you.
messo tutti gli elementi, dedicato pure una cosa agli amanti. E pazzi, addirittura lei per studiare così ha deciso di essere, di non concedersi. Lei era stata vergine fino a 43 anni quando è stata uccisa, però lei è stata la prima a essere riconosciuta come quella che sperimentava la scienza, che sperimentava l'astronomia. Lei si è messa a studiare i movimenti della Terra, ha capito che non era che la Terra girava intorno al Sole e che non era un cerchio che faceva, perché era il cerchio perfetto, no, un'ellisse.